Buongiorno amici e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre io, Joe Fullbiker, e quest'oggi all'ultimo momento abbiamo deciso di andare a fare una piccola passeggiata in moto. Siamo io, Stefano, con il Kawasaki, Grazia e Andrea, che sono dietro con il Benelli TRK. Oggi non avevamo molta voglia di andare a fare la passeggiata in moto, quindi eravamo un po' indecisi, un po' così. Abbiamo detto ma sì, dai, alla fine usciamo, facciamo un piccolo girettino, andiamo, abbiamo prenotato da Ballarini lì a Fertile, andiamo a mangiarci qualche cosa, magari un po' di calamari fritti, poi facciamo un salto verso l'Arca di Noè, prendiamo la macchinina elettrica se ce la danno, facciamo un girettino all'interno del parco, rientriamo, andiamo a Capocaccia, aperitivo lì da Antonio e poi magari si rientra. Una cosa molto soft, molto molto tranquilla. Adesso scendiamo, non mi ricordo se l'ho già detto oppure no, a Le Bombarde a farci un aperitivo, avendo prenotato per le 12:45, quindi siamo un po' in anticipo. Scendiamo lì tranquilli al mare, aperitivo, e poi si va a mangiare. Cerchiamo di uscire qui dal ghero e aggiorniamoci dopo. Ah, buche, traffico, casino, domenica di luglio. Bene, adesso siamo arrivati qui alle Bombarde, andiamo a farci un aperitivo, un sacco di moto, un sacco di Harley e un sacco di BMW GS. C'è un po' di tutto misto, tante belle motorette. Hai visto che c'era la fuga di Vergassia? La? Ah, la piccolina. Sì, la moto di Grazia. Hai visto tu? Minchia, c'è. Scala. C'è uno sguardo che mi sa che prendi sussa oggi. Mi sa che buschi. Mi sa che ne busca oggi. Andiamo a prenderci un aperitivo. Spiaggia Le Bombarde è questa. Sometimes I'm selfish, get jealous, I feel a little helpless, my whole world has shifted again. You made a promise, I kept it, now I'm second guessing, my whole world has shifted again. Senti, ma qua solitamente il caffè come lo girano? Così. Aspetta che mi giro il caffè. Ti ho fatto la spinta. Com'è che lo giri il caffè? Così, lo sto girando così perché qua. No. No, no, che schifo. Si gira così il caffè. Il caffè è girato con lo spinto. Ci sono le palette qua. Non le ha viste, le palette, ma dimmi tu. Sì, sì, sto riprendendo tutto. Cioè, ma davvero? Sì, no, sì, ti ho ripreso, dopo li pubblico pure. Cioè, stai mettendo girando lo zucchero e patelle. Dove siete? Bambini? Che siano già andati avanti? Mi sta venendo un forte dubbio. Dove cavolo sono? Ma porca vacca, ma io qua non li vedo e non so dove cazzo sono andati. Bambini, dove cavolo siete? Minchia. La striscia a terra di vernice in uscita tranquillo dal coso mi ha fatto scivolare leggermente il culo della moto. Meno male che ho messo il piede a terra, che ce l'avevo già a terra. Adesso vediamo intanto se riusciamo a recuperare l'oro, perché non so dove siano andati a finire. Adesso rientro e andiamo a vedere. Nuovo giro, nuova corsa. Forse li ho visti. Dove cazzo ne siete usciti voi? Contromano. Io ho rifatto tutto il giro. Vedo dove cazzo siete andati. Beh, siamo arrivati da Ballarini, adesso andiamo a mangiarci qualcosa. Bene, abbiamo mangiato con un po' di roba e adesso abbiamo Andrea che si sta cambiando le ciabatte. Si sta mettendo le scarpe da ginnastica perché si era messo le ciabattine per pranzare, ma si può. E comunque abbiamo fatto una bella mangiatina con un bel piatto di antipasti con anemoni di mare, un po' di agliata e un bel piattone mega enorme di calamari fritti con patatine, insalata. Si stava veramente bene, abbiamo mangiato bene, pancia piena, anche troppo direi. Ci muoviamo, forse. (Ride)
ed ecco che siamo arrivati a Prigionette. Allora, vediamo un attimino se riusciamo a fare qualcosina. C'è da dire qualcosa, dove ci stai portando? Fa caldo. Questo video lo volevo dedicare a Costanzo, che altro che trenino, dai, questa che c'è la macchinetta come il trenino. Allora, adesso praticamente siamo all'interno del parco Le Prigionette, volgarmente chiamato l'Arca di Noè. E adesso andiamo a fare un giretto. Qua si trovano animali allo stato libero e si trovati cinghiali, daini, asinelli, cavalli, orsi, e tutte queste cose qui. Che culo, che si affette! Eppure cammina piano sta cosa. E mangia a pezzi. Manco in discesa cammina! Meno male che siamo all'aria aperta, eh? Oggi abbiamo le zavorrine oggi. Con i capelli neri, guarda come sono invecchiato. Questa qua è un scuscione, guarda i peli. Guarda i peli, guarda. Erano neri prima di partire. Va bene, però così. Guarda che cazzo di pelo bianco. Questo è l'effetto dell'orso bianco. E qua c'è l'orso bianco. Questa serra. Lo fanno alla vendetta. Questo secondo voi reclamo, è il giro? Vabbè, adesso andiamo. Arrivederci, arrivederci. È il momento di cioè, questo è un giro fatto così pago. È stato un piacere, è stato un piacere. Cioè io veramente, non ho parole. I peli erano neri prima di salire, va. Guarda, va. Questo è adesso diventiamo marrone. Grazie, comunque è stata veramente un'esperienza proprio indimenticabile. Vieni qua, aria pulita, va. Vieni qua, dai, cosa ti ammaccio direttamente. Neanche a Milano cazzo nel giorno di febbraio, questo è il parcheggio di Gio. Tutti i finestrini sono già polvere. Adesso lasciamo la macchinina qui. Che tipi da spiaggia. Vabbè, ma tu se stai con i piedi per aria è normale che diventi impolverato. Vabbè ragazzi, io sono abituato perché qua è diciamo il mio habitat cinghiale. Sì, che mi trovo bene. Più che altro mi dispiace per questo turista che è venuto oggi e guardi come aveva i capelli neri aveva quando è salito. Andiamo in macchinetta che in moto se no ci facciamo a merda. Basta, parliamone cazzo. A merda. Spiaggia, qua puoi fare il bagno. Allora, 10 minuti per arrivare a Calabarca. Però il discorso è che voi vorreste fare il bagno a Calabarca, c'è solo un piccolo problema. Quale? È che comunque l'acqua è giù e noi siamo su. Siamo in Lizia. Durante il nostro percorso qui all'interno della riserva faunistica Prigionette del parco di Portoconte, siamo partiti che eravamo in quattro, siamo rimasti in tre. Uno l'abbiamo perso e sicuramente se lo stanno a mangiare i cinghiali da qualche parte. È entrato per fare un po' d'acqua e non è più uscito. È entrato a fare acqua e non sappiamo più dove è andata a finire.
probabilmente qualche orso tipico della foresta sarda se l'ha magnato. Si spera, magari prima ha bugiato perché è venuto un urlo molto strano. Di solito gli animali, gli orsi sardi approfittano della propria preda abusando di loro sessualmente. Esatto. E dopo li mangiano. Esatto. Quindi probabilmente Stefano l'abbiamo perso. Però è morto. Comunque, contento. È morto solo. Cazzo, è arrivato Stefano. Stavamo parlando bene di te. Sei salvato. A questo punto possiamo rifare il giro e ritorniamo indietro. Dovresti da là. Noi abbiamo il parcheggio. Questo qui è il tipo di parcheggio che è la prima stradina. Quindi noi o possiamo tornare dritti di là oppure ritorniamo indietro e poi facciamo praticamente dall'altra parte il giro che abbiamo fatto a scendere. Perché mio, un macaco, guarda, un macaco, una scimmia. Sì. O cavalli, anzi. Eccoli lì, non sa mai che si vedano più di tanti. A far cosa? Andare a salutare l'altro? No, perché ne ho visto due, ce n'è. Adesso? La sua libera. E mo so cazzi. Siamo qua e può spuntare un dinosauro da un momento all'altro. Non ci credo. Andare a piedi. Non è che abbiamo detto 220, 230. Non è che vi stavo scherzando. Andiamo al taxi. Dai, prova a spingere. Provati a spingere, bambina, ma si è proprio. Andrea, scendi tu che c'è. Andrea non ci crede, sembra che sta scherzando, noi stiamo scherzando. Spendo sì, le ciabatte. Io ho le ciabatte. Come faccio? È accesa. Ma il GPS ha scaricato la batteria. Va, dai, io scendete a spingere. Dai, un pochettino. Quando siete là, tocca a parte subito. Dai, dai una spinta. È di a scoppio. No, ma è discesa. No, è discesa, spinta appena parte appena. Un po'. No, perché voi saltate su al volo. Allora, cazzo al volo. Punti che parte di colpo non saltiamo più, cazzo. Spingete voi, dai. A te. Volevo vederli scendere a spingere. Ci siamo resi. Non ce l'abbiamo fatta. Era cioè cellulare comunque e vedo un ruscello di acqua, no? E faccio gli fa dai venite quando venite poi non vi vedete l'acqua buona, io come bevo vedo un cartello acqua non potabile. Bene, abbiamo fatto la passeggiata qui all'interno del parco e adesso noi saliamo verso Capocaccia mentre Stefano scende verso Alghero perché deve fare rifornimento, poi alle 6 deve essere giù. E noi eravamo qui, Prigionete, oasi di protezione faunistica. Siamo arrivati fin lì a destra dove si vede quell'isola, cala della barca, isola piana. Che stanchezza, mamma mia come sto, mi sento stanco, porca miseria, oh, fare l'autista di mezzettino elettrico mi ha smontato. Siamo arrivati qui da Antonio Capocaccia, una bella menta fredda con gazzosa e un gelatino, un biscottino, e adesso con tutta calma, piano piano ce ne rientriamo verso casa. Oh, non abbiamo fatto niente di che, non abbiamo fatto grandi chilometri di strada in moto, ci sentiamo più stanchi oggi che non quando facciamo 400 km, pensa a te. Adesso facciamo il rientro e poi ci saluteremo e ci vedremo al prossimo video. Bene cari amici, visto che tanto comunque questo tratto di strada è sempre la solita minestra, direi che è il caso di salutarci. Mettete i like, condividete, iscrivetevi al canale, il mio canale YouTube Joe Flubiker. Ci sentiamo alla prossima, ciao ciao.